anche noi, nel sino dei vescovi, siamo chiamati a lavorare per la vigna del Signore. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d'amore sul suo popolo. Il sogno di Dio si scontra sempre con l'ipocrisia di alcuni suoi servitori. Non possiamo frustrare il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la saggezza che va oltre la scienza per lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.